Nel caso specifico però, lei lo ha detto del binario unico, e la ferrotranviaria anche non è un esempio di cattiva gestione, lei conosce la situazione delle ferrovie concesse in Puglia, però non era applicato il sistema che viene applicato generalmente sulla rete ferroviaria nazionale. Chiudo solo dicendo che uno, non mi sento di dire che la mia regione, soprattutto in termini di tempistica, visto i problemi di autorizzazioni, naturalmente anche legati agli espropri, abbia fatto tutto il possibile. E chiudo dicendo che la questione meridionale è una questione culturale più che economica. Rendere più difficoltoso l'accesso ad una parte dei tesori di Puglia significa nascondere una parte del paese. Concluda, deputato. Ho sempre avversato il meridionalismo piagnone, non fa parte dello spirito autentico dei pugliesi. Non intendo riversare su questo governo ritardi decennali, ma il governo e i rappresentanti della mia regione devono saper cogliere adesso il buono da un evento così tragico. Grazie. Grazie. Allora, deputato Samuele Segoni, prego. Grazie Presidente. Ci uniamo al cordoglio per i 27 morti e agli auguri di completa guarigione per i 50 feriti nell'incidente ferroviario tra Andria e Corato. E da un lato vorremmo sottolineare l'efficienza nei soccorsi, sia in quelli istituzionali che in quelli volontari che fanno capo al volontariato. Ma dall'altra sottolineiamo anche che questo è un adattamento naturale del popolo italiano a un altro aspetto, ovvero le carenze strutturali e i disservizi con cui, nel caso specifico, poi milioni di pendolari fanno i conti quotidianamente. Io spero che durante il minuto di silenzio ogni singolo deputato, con la testa china e la faccia contrita, abbia riflettuto non solo sulla gravità dell'incidente ferroviario, ma anche sulle cause di quanto è successo, perché non si deve dare la colpa soltanto alla sorte. E qua in quest'Aula, ci tengo a dirlo, siamo tutti in qualche modo coinvolti. Senza abbandonarsi a facili polemiche, il Parlamento è lo specchio di un paese in cui, quando si parla di investimenti in infrastrutture, in realtà si pensa principalmente a costruirne di nuove di infrastrutture, dando scarsa considerazione alla manutenzione, all'ammodernamento e al potenziamento del servizio e della rete infrastrutturale che già esiste. Quindi, come parlamentari, dobbiamo concentrare sforzi e risorse a tali scopi. Questo sarà indubbiamente il modo migliore per dare una risposta concreta ad eventi del genere e possibilmente a prevenirli. Grazie. La ringrazio, deputato. Adesso do la parola al deputato Lello Di Gioia. Prego. Grazie signora Presidente, grazie signor Ministro. Ho apprezzato molto la sua relazione puntuale e anche con spunti interessanti. Lei ha detto con molta sincerità, sono ferrovie in concessione regionali ed è giusto che anche noi facciamo autocritica. Perché è giusto che le regioni e soprattutto la regione Puglia ha il dovere di controllare e questi controlli